Buongiorno a tutti, sono Andrea Riva, sono il tecnico dell'azienda Bacchi e oggi parleremo di riqualificazione energetica e funzionale con sistemi costruttivi minerali. Giusto una slide per spiegare chi è Bacchi. È un'azienda che storicamente da quasi un secolo si occupa di sabbie, inerti, malte, rasanti e quant'altro. Ha aggiunto una linea per il garden, quindi terre, pietre, sabbie, ma la cosa di cui parleremo oggi è la divisione building. La divisione building che comprende blocchi per muratura, pannelli isolanti, completamente a base minerale. Building Solution è proprio la business unit che si occupa di questi prodotti minerali. Il primo, forse più conosciuto, immagino, sia Gasbeton. Quindi Bacchi è l'azienda che ha rilevato da RDB, da un paio di anni, la produzione in zona Napoli di Gasbeton, quindi blocchi in calcestruzzo cellulare, sistema costruttivo. Il secondo è un altro sistema rivolto più all'isolamento, con un prodotto a base vetro riciclato, quindi quello che si chiama vetro cellulare. Terzo, un prodotto più da risanamento, sempre base calce, fibra di cellulosa, quindi sempre minerale, per risanare murature umide o che presentano problemi di muffe. Quindi tutti insieme vedete che possono costituire una valida alternativa sia per la nuova costruzione che per la ristrutturazione. E siamo sempre in ambito minerale, quindi prodotto sicuramente naturale, salubre e duraturo nel tempo. Due slide per cercare di riassumere con un'immagine dove potremmo andare a utilizzare questi prodotti, questi sistemi. Partiamo ad esempio dal pannello nero, inseguiamo l'icona, già vediamo l'isolamento dei tetti piani, dei tetti a verde, dei terrazzi, piuttosto che muri controterra in cemento armato, ma anche sotto soglia per fare il taglio termico sotto le soglie, o l'isolamento addirittura di piscine con il vetro. Con il granulo possiamo andare a fare dei riempimenti all'interno delle travi rovesce, delle fondazioni. Perché? Perché è un prodotto isolante che non assorbe umidità e drenante al tempo stesso. Il pannello invece non drena ma è totalmente impermeabile. Queste sono le caratteristiche di questi materiali. Vediamo invece Gasbeton. Gasbeton conosciuto per fare murature interne, molto semplici, molto veloci, leggere, lavoro pulito, ma anche un blocco di grandi dimensioni per fare l'involucro esterno. Murature a bassa densità, molto isolanti, poi vedremo le caratteristiche. Gasbeton viene poi completato a sinistra con cicli di intonacatura o rasatura, quindi è un sistema completo da questo punto di vista. Correzione dei ponti termici con un altro pannello isolante minerale. Poiché la muratura è monostrato, si andrà a intervenire puntualmente sui cementi armati, isolandoli puntualmente. L'obiettivo è quello di evitare il cappotto nel nostro caso. Nella ristrutturazione invece, vediamo magari meno presenza del pannello di vetro ma più presenza del ciotolo, perché ho bisogno di alleggerire spesso, di fare grandi riempimenti, grandi volumi, e allora vediamo sopra le volte. Questo penso sia un intervento tipico in ambito fiorentino, quindi un interrato voltato, sopra lo svuoto, lo risano, lo ripulisco, riempio con questo granulo che può essere compattato e sopra ci si può fare la nuova caldana, la nuova cappa armata e il nuovo pavimento, piuttosto che riempimenti controterra, isolante, drenante, idem sotto le fondazioni, sotto il pavimento. Murature in Gasbeton per il fatto che essendo un intervento su un esistente i solai non possono essere aggravati di pesi eccessivi, quindi il blocco in questo caso è molto leggero. Ma guardate in alto a destra, la cosa interessante è fare il sopralzo, quindi ampliamenti, sopralzi con un Gasbeton sono molto facili da realizzare, essendo molto leggero anche qui, portante e al tempo stesso leggero, riesco a semplificare molto questa operazione. Questo giusto per sintetizzare il concetto che non è un blocco il Gasbeton, è un sistema costruttivo e il sistema è composto da blocchi per tramezze o murature esterne, elementi speciali per fare eventuali irrigidimenti, più per i capannoni industriali, grandi murature resistenti al fuoco, devo fare pilastrini e cordoli, utilizzo quei due pezzi speciali. Oppure ho delle aperture, ho l'architrave armato prefabbricato. Novità di quest'anno, il blocco idrofugato in massa. Poi vedremo l'applicazione. Per evitare l'assorbimento di umidità per capillarità è stato idrofugato in massa.
e poi tutte le malte ovviamente collanti e rasanti. Quali sono le principali caratteristiche per cui è molto apprezzato il gas beton sul mercato? Fondamentalmente queste. Isolamento termico. Il gas beton è possibile portarlo a 300 km cubo e il lambda arriva a essere 0,08. Quindi pensate, costruire con un blocco da muro che ha un lambda quasi da pannello isolante. Da solo assolve a tutti i requisiti termici. Per darvi un numero, un blocco spessore 40 cm ha una trasmittanza di 0,20 da solo, senza isolante aggiunto. Inerzia termica. Pur essendo leggero, stranamente se volete, ha una elevata inerzia termica, perché ricordate che l'inerzia non è legata solamente alla massa, ma anche altri parametri quali il calore specifico e anche il lambda. Quindi avendo un peso un po' più basso, ma un lambda molto migliore rispetto al tradizionale, riusciamo a avere con quel stesso blocco 16 ore di sfasamento. Quindi più andiamo verso climi caldi, più andiamo a sud, più mi serve questa nuova caratteristica. Isolamento acustico, quello stesso blocco lì supera i 40 decibel misurati in opera per il tamponamento esterno. E in più, lo lascio sempre per ultimo perché solitamente è risaputo, la resistenza al fuoco. Un muro spessore 8 cm è già EI 120, il 10 EI 180. Quindi capite un po' quante situazioni vi può risolvere questo materiale. E come facciamo a risolvere tutte queste situazioni? Lo si capisce da questa slide. Il gas beton può essere prodotto teoricamente in infinita densità. È un materiale che viene fatto espandere, è calce, cemento e sabbia, nient'altro. Viene fatto lievitare come l'impasto del pane, semplicemente facendolo lievitare di più si andrà verso sinistra nella freccia, quindi basse densità. Bassa densità vuol dire che il blocco contiene più aria e più isolante, quindi riesco ad arrivare allo 0,08 famoso di lambda da quella parte. All'estremo opposto avrò un blocco meno isolante ma più denso, quindi più resistente a compressione e quindi è utile per fare murature portanti anche in zona sismica, e aumento il potere fonoisolante perché mi aumenta la massa. Quindi capite che modulando spessore e densità, bene o male trovate sempre il blocco che fa al caso vostro. I blocchi si chiamano Energy per le basse densità, Evolution densità intermedie, Sismic per il blocco sismico portante. Bene, e cosa ce ne facciamo di questo blocco? Dove lo utilizziamo? Ho cercato di sintetizzare i principali campi d'applicazione. Può essere interessante in ambito di ristrutturazione e ampliamento, vi ho detto in primis per i sopralzi, perché è portante e leggero al contempo. Rifacimento di tamponamenti, ho una struttura telaio anni 50, la devo ritamponare, devo utilizzare prodotti ragionevolmente anche lì leggeri e molto isolanti per cercare di semplificare il lavoro, ridurre il numero di strati diversi, piuttosto che i divisori e le contropareti interne. Quindi nella ristrutturazione solitamente usato per questa applicazione qua o per divisori resistenti al fuoco evidentemente. Però qui siamo in ambito casa clima, quindi case a basso consumo. E allora vediamo nelle nuove costruzioni a bassissimo consumo. Voi pensate a fare una muratura con un blocco da 30-35 gas beton e mettere magari un cappotto. Riusciamo ad arrivare a prestazioni molto elevate, 0,12-0,13 di trasmittanza, con uno spessore tutto sommato contenuto e una muratura molto permeabile al vapore, perché è molto traspirante questo materiale. Ha un mu circa di 7, quindi molto permeabile al vapore. Possiamo fare case passive in modo molto semplice. Fino a 0,16 di trasmittanza riusciamo a fare monopareti. Sotto lo 0,16 dobbiamo abbinare anche noi un isolante aggiunto e come vedete di isolanti ne abbiamo anche noi. Riduzione di punti termici. Adesso vediamo cosa significa. Sapete che con la nuova direttiva si è fatta un po' di chiarezza sul discorso partenza sotto murature con elementi forati. Quindi se io realizzo una muratura in laterizio forato, è bene fare il primo corso con un materiale che sia isolante anche verticalmente. Ovvio che un elemento forato verticalmente non ha un gran lambda. Quindi con un blocco di questo tipo che ha un lambda di 0,08 o al massimo 0,11 vi si risolve molto più facilmente il ponte termico lineare dato dal cordolo solaio. E per, diciamo,
chiarire un po' la questione sull'assorbimento dell'umidità. Tanti pensano che il gas betano assorba umidità, in realtà ne assorbe un po' meno del laterizio, però abbiamo fatto una versione idrofugata in massa. Quindi questa foto l'ho fatta in stand, se volete venire in stand provate anche voi, il blocco è giù da 2 giorni in acqua, non sta assorbendo, a differenza di un laterizio che è da parte che dopo 6 ore aveva fatto quell'effetto lì. Ogni ora, diciamo, la risalita si alzava di circa 1 centimetro, 2 centimetri. Quindi questa è una cosa che ci stanno richiedendo in tanti, perché risolve il problema termico del nodo al piede della muratura e al contempo evita quel problemino della risalita capillare. Qui vediamo un esempio di muratura invece totalmente realizzata in gas beton, quindi un tamponamento esterno monostrato, lambda 008, densità 300 kg al metro cubo circa. Quindi molto leggero, molto isolante. E come lo risolvo il ponte termico? Questo sarà il dubbio, immagino, di tutti voi. Questo è un disegno che ho fatto in AutoCAD, ma quello che vedete nel mezzo è un pilastro o un setto, muratura monostrato, il muro sarà più spesso del pilastro evidentemente, in modo tale che all'esterno posso mettere una tavella gas beton e un isolante interposto, oppure mettere un isolante minerale in tutto quello spessore. Abbiamo diverse soluzioni, quindi è possibile fare muri monostrato correggendo il ponte termico, ovvio che si farà una simulazione a elementi finiti per verificare coefficienti lineico. Molto velocemente una carrellata, giusto per dimostrare che effettivamente si sono fatte molte realizzazioni, piccole molto performanti o anche molto grandi. Questo ha vinto un premio di Casa Clima nel 2008, una classe A+, è una scuola elementare Montelupo Fiorentino. Piuttosto che ville bifamiliari passive con doppia certificazione, sia Casa Clima che Passive House, queste sono tutte Case Clima A o Case Clima B, realizzate con gas beton o monostrato o accoppiato ad altri isolanti. Vediamo invece edifici magari un po' più grandi. Queste sono le residenze Libeskind di City Life a Milano, tutte realizzate con murature esterne in gas beton. Il Tribunale di Milano, con facciata ventilata molto pesante, piuttosto che in clima montano, quindi qui vedete l'isolamento termico, che funzione può avere. O al contrario, qui andiamo al sud. Questa l'ho fotografata l'altro ieri ad Avellino, sono 200 appartamenti, tutti in gas beton. Piuttosto che a Bari, un centinaio di appartamenti, o tutti questi altri cantieri, tutti a Bari. Giusto per dire, dove c'è magari un po' di sensibilità, anche lì c'è una nicchia di professionisti Casa Clima, si può fare molto e bene. Vediamo velocemente la lastra di vetro cellulare. Prestazione 005 di lambda, densità 120-140, ma guardate penultima e terzultima riga. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore infinito. Cosa vuol dire? Fa la funzione dell'alluminio, barriera vapore. Quindi è un materiale che a vederlo sembra traspirante, in realtà è a celle chiuse, quindi non si lascia attraversare minimamente dal vapore e quindi neanche dall'acqua. Capite bene che se lo utilizzo per fare terrazzi o tetti verdi, tetti piani, rivestiti come voglio, io riesco ad assolvere a 2 requisiti, isolamento termico e impermeabilizzazione al contempo. Poi sulle brochure ci sono tutti i cicli applicativi. Idem a destra per isolare e impermeabilizzare muri contro terra, o in alto taglio termico sotto muri o sotto soglie. Il granulo l'abbiamo visto prima. Qual è la differenza? È che il singolo granulo non assorbe acqua, ma mettendo tanti granuli tra uno e l'altro può filtrare l'acqua. Quindi se ho bisogno di rendere drenante uno strato, vediamo i riempimenti contro terra, isolo e al contempo lascio che possa drenare l'acqua. Quindi il muro rimarrà non più a contatto con un ambiente umido, ma rimarrà più asciutto. Posso intervenire dall'interno con questi altri prodotti. Quindi fuori ho allontanato l'acqua dal muro. Da dentro devo intervenire per risanarlo. Quindi se ha dell'umidità insita, posso andare ad applicare il pannello in calcio silicato. Una miscela di calce e fibre di cellulosa, fortemente assorbente. Quindi se faccio un cappotto interno, il calcio silicato assorbirà molta umidità presente nel muro, la ridistribuirà in larghezza e la farà rievaporare sotto forma di vapore acqueo, perché è molto traspirante. Assorbe acqua, ma si lascia attraversare dal vapore. Vedete che è un 270 kg al metro cubo, quindi leggero,
è un Mu 4,5, quindi molto traspirante, ma ha una capacità di accumulo d'acqua incredibile. È resistente al fuoco e guardate il pH, 10-12, ha un pH elevatissimo, quindi le muffe fisicamente non possono vivere in un ambiente così aggressivo. Quindi è un materiale utilizzato per risanare murature umide o che già presentano problemi di umidità. Ovvio che va indagato qual è la causa, però se la causa è ponte termico piuttosto che muro non isolato, quindi devo innalzare la temperatura superficiale, o condizioni di questo tipo o piccole infiltrazioni, questa può essere un'applicazione interessante. E la vediamo qui, sto chiudendo, questo è il ciclo, quindi ho il mio bel muro umido, tiro una spatolata di collante, incollo questo pannello spessore 2-3 cm massimo e lo raso. È una sorta di cappotto interno. Isola, quindi innalzo la temperatura di rugiada leggermente, ma soprattutto ho questo effetto igroscopico incredibile di assorbimento dell'umidità presente nel muro. Vi ringrazio per l'attenzione, qui avete i miei indirizzi, se volete segnarli sono a disposizione per chiarimenti. Molte grazie.